amministrazione di Iesi, in particolar modo il sindaco, perché non solo su questo terreno della cultura, veniamo entrambi adesso da un'assemblea di multiservizi in cui si è deciso all'unanimità di dare mandato all'azienda di predisporre e preparare uno studio di fattibilità per quanto riguarda il ciclo integrato dei rifiuti, che provi a mettere in piedi un progetto comune di tutti i comuni della provincia di Ancona. Quindi, e anche su questo devo dire che l'impegno del Comune di Iesi, non solo del Comune di Iesi, per carità, perché prima è stata approvata all'unanimità, ma sicuramente anche del Comune di Iesi, con questa forte volontà di uscire dalle mura, ciascuno dalle proprie mura o dai propri muri, come si dice qui in Ancona, credo che sia un fatto importantissimo. Quindi sottolineo pienamente e condivido le cose che ha detto già il sindaco Bacci, e provo a dire, come ho detto in una battuta prima al CG3, il fatto che faccia notizia, giustamente faccia notizia, sia una notizia, il fatto che due comuni come Iesi e Ancona, due città come Iesi e Ancona dichiarino di voler collaborare anche su questo terreno, dice qualcosa, dice quanto siamo indietro e quanto c'è bisogno di un'accelerazione forte, fortissima, perché la realtà sta correndo e bisogna che le amministrazioni, i governi locali, le città si adeguino rapidamente. Quello che si diceva prima, da soli non si va più da nessuna parte, non c'è dubbio che è così, tanto più nelle attività come la cultura, come le attività culturali, nelle quali l'investimento pubblico, giustamente, dai tempi di Pericolo a oggi, giustamente, copre il 70-80% dei costi. E dunque, siccome le risorse della finanza pubblica sono quelle che sono, tanto più questo ci impone quello che sarebbe stato comunque giusto, ma oggi è ineludibile.